Blasioli, da oggi il comune di Pescara ha tre nuovi dirigenti. Sì, tre nuovi dirigenti che potranno rinfoltire la nostra rosa e la nostra classe dirigenziale con freschezza, ma anche con esperienza, perché insomma hanno già prestato servizio due di tre di loro in questo comune. È un obiettivo che avevamo, abbiamo scherzato anche col calciomercato che scade domani, anche noi abbiamo fatto questi tre acquisti, però va detto insomma che rispetto a qualche anno fa in cui i dirigenti erano 20, adesso ne sono 10 a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato, e quindi di questi diciamo aumenteremo di tre unità. Ci servono come il pane in questo momento anche per un rilancio dell'azione amministrativa del nostro governo cittadino. Cosa cambia realmente nello specifico con l'arrivo di tre nuovi dirigenti? Cambia intanto una cosa, che noi abbiamo 4 settori ad interim. Per spiegarlo alla cittadinanza significa che sono 4 settori che dovrebbero avere a capo un dirigente, che in realtà sono affidati ad altri dirigenti che a loro volta hanno già altri settori. Questo significa dissipare molto del tempo per seguire più strutture. In questo caso avremo 2 dirigenti che andranno a coprire 2 settori ad interim, e quindi significa dedicarsi a tempo pieno in questi settori.